a tutti ragazzi, benvenuti, benvenuti tutti quanti nel mio nuovo canale. Io sono Dave Svapo o Svapo Dave. Ovviamente questo nome è una storia troppo lunga da raccontarvi, però una volta prometto che farò un video dedicato. E oggi andiamo a vedere la recensione di questa Noisy Cricket 2 25 mm e del Goon 1.5 clone. Andiamolo a vedere da vicino. Bene, eccoci qui arrivati alla nostra prima recensione. Oggi, come vi ho già detto, vi parlerò della Noisy Cricket 2 da 25 mm e del Goon 1.5 clone. Partiamo subito dalla box. Allora, intanto la scatola è già stata aperta da me per fare una valutazione della box. Si presenta in questo modo: Designed by Jaybo, uno scratch and check con QR code e la scritta Wismac, Noisy Cricket 2 25. Dietro qui invece c'è il logo, il marchio dove ho comprato la sigaretta elettronica online. Benissimo, andiamola ad aprire insieme. Bene, la box è incastrata all'interno della sua scatola e si presenta così. Già notiamo le prime ditate che vengono fatte su questa sorta di vetrino con la scritta Wismac. Qui troviamo un potenziometro che può essere livellato in base alla reattività che volete dare voi. Adesso io lo porto come stava a zero. Sotto invece troviamo lo sportellino per andare a inserire le batterie e già qui troviamo la prima figata di questa box. Vediamo che c'è una S, un negativo che sta a raffigurare la modalità in serie. Girando questa placchettina, invece, troviamo la modalità parallelo per avere il doppio del milliampere della batteria. In serie la box funzionerà come un meccanico, quindi partirà da 4,2 e 4,2 e poi pian pianino andrà a scendere, a calare. Andiamo a chiudere. Devo ammettere che il design di questa box è veramente bella e innovativa, parecchio diversa dalla prima e anche molto più sicura, e all'interno di questo sportellino troviamo anche due piccole wrap che servono per avere più sicurezza quando andremo a inserire delle batterie magari sbucciate, ma noi dobbiamo assolutamente inserire batterie integre. Quindi adesso proviamo ad andare a vedere insieme, ma prima passiamo al Goon. Benissimo ragazzi, eccoci qui al Goon RDA 1.5, clone acquistato su Amazon. Come vediamo subito di fronte alla scatolina vi è un bollino che raffigura il colore che abbiamo scelto. In questo caso noi abbiamo scelto l'oro. Il resto della scatolina è davvero molto semplice, non c'è scritto niente tranne che sulla faccia. Andiamola ad aprire insieme. Benissimo. Allora, dentro vi daranno del cotone che io sono già andato ad aprire, ho già aperto la bustina del cotone in quanto mi serviva un pezzo di cotone per andare a rigenerare il mio Peerless, che al momento sono rimasto quasi senza cotone, quindi perdonatemi. Troviamo delle O-ring varie più delle viti con la testa croce, un pin BF, una cosa molto particolare perché il prezzo di questo atomizzatore è di circa 15 euro,
in offerta e delle coil che sembrerebbero delle 6 spire o 7 su punta da 3 da 26 che noi non andremo ad usare. Continuando, troviamo una brugolina molto molto semplice e arriviamo al pezzo più importante, che è l'atom vero e proprio. Troviamo qua l'atom in ogni suo dettaglio. Sembra molto 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 identico all'originale. Sotto troviamo il pin, che è abbastanza sporgente, il pin per serrare il negativo e un seriale ovviamente fintissimo. Logo GUN 1.5, logo GUN 1.5, V 1.5. Andando ad estrarre il cap nell'airflow, possiamo andare a mettere un qualsiasi altro chubby o airflow predisposto per GUN 1.5 e all'interno troviamo il deck. Deck molto simile a quello dell'originale, se non per le torrette che sono in acciaio e non placcate oro. Come notate, anche qui sopra non abbiamo delle viti, ma abbiamo delle semplicissime brugole. All'interno però della scatolina abbiamo trovato anche le quattro viti con la testa croce. Io lascerò queste qui perché mi troverò molto bene anche con queste. Andiamola a rigenerare. Eccoci qua con la nostra Wismec e il nostro Gun. Ovviamente è un clone. Io ho preso il clone per andare a provare il GUN 1.5 che non ho mai, mai avuto la fortuna di provare. Quindi adesso vado ad aprire le nostre brugole. Perfetto. Prendo il mio coil jig dell'AUD. Andrò a prendere l'attrezzo e la punta che mi serve. In questo caso io prenderò una punta da 3. Andrò a prendere del filo dalla mia UD box. Useremo per questa rigenerazione del Clapton di Cantal A1 26GA più 32GA. Siamo andati a tagliare due pezzi di Clapton coil e andiamo a farle su punta da 3. Io andrò a fare 5 spire. Fatte quattro spire di qua, andremo a prendere l'altro lato e a continuare. La coil è un po' imprecisa, ma va abbastanza bene. Fatene un'altra uguale e siamo già pronti per andarlo a rigenerare. Prima di andarlo a rigenerare, prenderemo le nostre tronchesine per andare a tagliare i fili in eccedenza. Adesso andiamo a rigenerare. Intanto puliamo un po' il tavolino. Come potete notare, la rigenerazione di questo atom è veramente molto, ma molto semplice. Avviciniamo le due coil.
Andiamo a serrare le brugole. Ce le andiamo a rimuovere. Ok, arrivati circa a questa situazione, andiamo a prendere un cacciavite con la punta da 3 oppure il nostro coil jig e andiamo a sistemare le coil. E cerchiamo di portare allo stesso livello. E poi andiamo a inserire le due batterie. Mettete tutte e due le batterie col polo positivo verso il basso. Mi raccomando, occhio quando andate a chiudere. Io adesso userò la modalità in serie. Dovete fare un po' di forza spingendo verso il basso. Benissimo. Come vedete le coil partono abbastanza bene e precise, dal centro verso l'esterno. Io sto attivando le coil con la box al minimo. E qui troviamo un'altra figata della box che è quella del potenziometro. Io vado a girare il potenziometro, lo metto circa a un quarto della potenza e già notiamo com'è molto più reattiva l'attivazione della coil. Questa è circa a metà. Non la faccio vedere al massimo perché rischierebbe veramente di sovrariscaldarsi la coil. Andiamo a cotonare con il cotone che ci è stato dato in dotazione. Andiamo a tirare lentamente e delicatamente. Inserito da una parte, andiamo a rollare il secondo pezzo di cotone e lo andiamo a modificare e lo andiamo a inserire anche dalla seconda coil. Ora andrò a tagliare le eccedenze aiutandomi con una forbicina. Tagliato il cotone, andiamo a portare il cotone all'interno del nostro deck. Fatto da una parte, andrò a bagnare la coil con del Sicilia di Tornado Gyaze. L'ho messo dentro un boccettino diverso perché ho preso tempo fa il boccettino da 150 ml che era veramente grosso e scomodo da portare in giro. Andiamo ad aggiustare un po' il cotone. Andiamo a bagnare anche la seconda coil.
Questo cotone, come sto notando, tende molto a respingere il liquido, ma sarà questione di qualche attimo. Sì, a primo impatto sembra un native, anche se non lo è, perché sicuramente il native si attiva molto molto prima. Andiamo ad alzare la potenza delle due batterie che sono molto cariche. Andiamo a bagnare ancora un po' il cotone. Andiamo a chiudere e ci vediamo alla prova di svapo. Cosa dire, ragazzi? Fantastica. Fantastica sia la box che il suo atomizzatore. L'atomizzatore che ho comprato è un clone che viene spacciato su Amazon come Super 1-1, anche se ci rendiamo conto subito delle particolari differenze che vi sono con l'originale. Di vapore ne fa tanto. L'aroma è pazzesco. E la box spinge, ragazzi, spinge davvero tanto, spinge quanto un meccanico. Adesso la sto utilizzando con il controllo delle batterie, però andandola a spegnere con 5 click, tenendola premuta finché non compare la luce bianca, andremo ad accenderla un'altra volta. Adesso funziona proprio come un meccanico. Io ragazzi vado ad utilizzare la mia modalità. Ragazzi, l'Atom è un clone, ma è veramente veramente buono. Non pensavo che per 15 euro ci fossero dei cloni così buoni. Ripeto, di vapore ne fa veramente tanto, se non troppo. Contentissimo davvero tanto di questo acquisto. Con l'ultima svapata io vi saluto e ci vediamo alla prossima video recensione. Fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuto e grazie mille, lasciate un like. Aspetta, ma io la sigla la devo ancora fare. Vabbè, poi ci pensiamo.